qualsiasi cosa costosa che sta su buffet. Sì. Oh, ma certo, fate rimodellare la tavola, con permesso. Mio Dio, queste due. Io devo ancora capire dove sei andato a pescarle. Sono cresciute con mia madre, mi hanno praticamente fatto la zia, non potevo non invitarle. Ma sono tremende. Mamma mia, che stress, che stress. Papà ha ragione, abbiamo bisogno di una lunga vacanza. Ah sì? Con il tempo che mi ci vorrà per pagare le spese di questo matrimonio saremo fortunati, e dico fortunati, se potremo fare una gita di un giorno a Bocca di Papa. Potremmo organizzare una quindicina di giorni da qualche parte. Tesoro, sarebbe meraviglioso se riuscissi a trovare il tempo. Una seconda luna di miele è quello che ci vorrebbe, sarebbe meraviglioso. Lo so, sempre che ricordi quel che ho fatto nella prima. Hai bisogno di un'interruzione. Roberto potrà fare senza di te per un po'. Sì, sono stato un po'... mi capisci ultimamente. Non metterti in agitazione per la tua salute un'altra volta. No, no, certo, anzi, penso che tutte queste pilloline che prendo facciano bene. So benissimo. Anzi, guarda, questa è la campagna della Caracciolo Reggiseni. Vuol dire molto per la ditta. Ora dimmi, che te ne pare? Vuoi dire... A parte il fatto che mi fa venire un complesso di inferiorità. Sì! No, no, cara! Cioè, voglio dire, non ti fa venire voglia di correre a comprare un deciseno caccio? Non saprei, caro, perché non lo metteremo da Savanna, va? Salve, Orsola cara. Dio, la scusa dovrà faticare non poco per apparire più bella di te. Grazie, Roberto. Vale, socio, salve. L'ho presa dal camionere in basso. Non potevi fare qualcosa di meglio? Prego. A proposito, quel caviale da rese economico non è male. Ci sono le signorine col tazzi di là che mi stanno facendo una scorpacciata. Lo distingo in malapena da quello vero. Quello vero. Ecco ancora 2 euro che sono partiti. E ho saputo che a pranzo ci sarà anche la carne di paio. Come va? Sono dovuto andare in ufficio, è stata un'altra di quelle mattine. Quali mattine? Una di quelle mattine che tu non immagini neppure, Roberto. Quanti clienti ti hanno telefonato a casa stamattina? Nessuno. Se mi chiamano a casa, dico semplicemente che sto seducendo la mia segretaria. Non mi meraviglierei. Non mi chiamano a casa. Quando lo faranno, te lo dico. Non lo chiamano neppure in ufficio, lui. Questo mi sembra molto poco gentile. Siete soci paligrano, no? Già, ma io lavoro dalle 11 alle 6. E quella è appunto l'ora in cui fa colazione. Quindi non hai sentito la Caracciolo Reggiseni stamattina, vero? No, non mi stanno bene i Reggiseni. Beh, non ti fanno scrupolo di chiamare il mio Vittorio il giorno del matrimonio di sua figlia. La Caracciolo Reggiseni? Coraggio, amica mia, non prendertela. Lascia le preoccupazioni a Vittorio. Aspetta, non vuoi mica dire che ha telefonato la Caracciolo, vero? Sì. Ascolta, Roberto, vieni con me. Dobbiamo escogitare qualcosa per quella campagna, altrimenti perdiamo il conto. Non pensarci oggi. Ascolta, ho avuto un'idea che mi sembra di poco, scusa, caro, a di poco favolosa. Dai, solamente non ti acquista. Prendi un altro figlio. Non posso, non le capo la pasti. Ma come vuoi? Vedi, e penso che l'unico modo di vendere dei disegni caracciolo sia... Orsola, avresti mica un paio di pinze. Non voglio che si lavori oggi, grazie. È per tua madre, non riusciamo ad infilarla dentro a quel coso. Ma penserò io a lei appena fatto con Lara. Roberto, per cortesia, mandalo a cambiarsi. Fate una bella coppia, sapete? Una bella coppia. Papà, andiamo. Vedi, la bellezza della ragazza 1960 è che proprio allora fu inventato il primo push-up. Come tu sai benissimo, tra l'altro. Sento che ci sono, Roberto. Non si può rappresentare una ragazza caracciolo con camicetta con le maniche a sbuffo, il tubino, i capelli lunghi. Ci vuole qualcosa, qualcosa che sostenga di più. Immagino che una ragazzina anni 60 potrebbe essere una trovata. Hai detto, ragazzina? Sì. Ecco, ci sono, ragazzina. Caracciolo toglie il sonno alle ragazzine. Mi chiamo subito. Ma chiami chi? Caracciolo. Ma non fare lo sciocco, vai a vestirti. Tra mezz'ora tu e la sposa dovete essere pronti per andare a San Barnaba. Se faccio presto a vestirmi, potremmo fare un salto da caracciolo che stava facendo. Ti rendi conto, la mia ragazzina caracciolo è fantastico. È più figli della caracciolo. Scola tu, scola! È solo una piccola deviazione! Deviazione! Poi abbiamo l'autista, perciò non abbiamo il problema del parcheggio. I calzini? Prego. Mi sono ricordato solamente adesso che andando dal telaio dovevo comprare un paio di calzini per Gerardo. Non è importante. Oh, i fiori! Sono qui, tranquillizzati! No, quelli sono i nostri! Dovevo prendere gli altri per il signore e la signora Beppo con il Metropolitan. No, no, aspetta! Non sono al Metropolitan, avevo dimenticato di prenotarli! E dove stanno? Ho dimenticato anche quello. Chiamo il Metropolitan e glielo chiedo. No, anzi, sai che faccio? Parlo prima con quel signore, come si chiama? Quello della Caracciolo. Sì, la madre, sì. Barba. Esatto, proprio lì. E gli dico che lo prendeva su scuola, no? Prego. Sì, così, in chiesa.
spesa, posso spiegargli la faccenda di Caraccio che toglie il soldo alle ragazzine. Vittorio! Un'idea fantastica, Roberto! Non mi meraviglierei che avesse un successo maggiore delle news. Ciò che la vedo su tutte le riviste, su e giù per gli ascensori, e se riusciamo a mandarla in televisione, potremmo farla cantare e ballare. Caraccio, non vorresti venire con me? Ah, signor Sforzi, notizie dei miei calzini! Chi è? Vittorio. Credo che l'eccitazione sia eccessiva per lui. Tutto bene? Sto benino. Sta benino. La testa tra le ginocchia fa bene? Procuri qualche panno freddo. Panno freddo, sì. Grigi o bianchi? Ma come sono, sono. E non dimentichi di chiedergli dei miei calzini. D'accordo. Quando rinviene. Se rinviene. Coraggio, Vittorio. Alzati. Villolo, no, ti porto un whisky. Come ti senti? Sto bene. Oh, bene. Sapevo che mi sarei dovuto occupare della sposa e magari anche della madre della sposa. E possibilmente anche dello sposo. Ma speravo che almeno il padre della sposa fosse in grado di stare in piedi. Ti consiglierei di smetterla di preoccuparti dei cartini di Gerardo, dei fiori del Bedrock e dei reggiseni di Caraccio. E di concentrarti su te stesso per prepararti ad andare in chiesa. Ecco qua. No, grazie Roberto. Da quanto tempo è qui? Ah? La ragazza. La ragazza? Sì, quella con i vestiti a quadri, quella fascia lì, la ragazza. Quale ragazza? Hai detto scusa? Ho detto quale ragazza? Sì, hai detto proprio così. Come sarebbe a dire quale ragazza? Quello che dico, quale ragazza? Quella ragazza lì con il vestitino, la fascia, la mia ragazzina Caraccio! La ragazzina Caraccio? Andiamo Roberto, smettila di fare buffo. Io? Adesso piatta la vinci lo zolare. Perché l'hai fatto? Che cosa? Hai preso... Lo so! L'hai fatto di nuovo? Certo! Vuoi toccarmi la gamba? No, l'hai fatto il braccio! Senti Vittorio, basta con le buffonate, non c'è tempo da perdere! Roberto è molto buffo, ma spiegami solamente come hai fatto a farle entrare. Lo scherzo è bello quando dura poco. Basta così, ti prego di scusarlo. Io poi ho preso una piccola botta in testa. Mi dispiace. Anche a me. Voglio dire, se non è uno scherzo è molto preoccupante. Ammetti di aver scherzato e non ne parliamo più. Smettila! No! Ma non ce l'ho con te, parlavo con lei! Ma senti Vittorio, basta o chiamo Ursula? No, no, per favore. Allora rientra in te. Vuoi smetterla di andare in su e giù? Non sto andando in su e giù! Ma non ce l'ho con te, parlavo con lei! Muoio. Ti dispiacerebbe aspettarmi qui dentro un momento? Come? Vada Vittorio, chiamo Ursula! Ma la vedi? Non è vero che la vedi? Non mi dormite. Sta ballando intorno a te! Cosa? E questo? Ma la vedi? Oh, questo è troppo! Un tipo semplicemente splendido! È un altro dei vostri skills maledettamente stupidi. Bello l'avete organizzato voi due insieme. No! E allora da dove vieni? Non lo so! Non vedi dall'ufficio di cerchi di mercato, vero? Andiamo, qualcuno deve averti mandato qui per impersonare la mia ragazzina Caraccio. Ragazzina Caraccio? Sei vestita proprio così? Non lo so. Sì. A San Tropez, la luna si veste con te. Ah sì, grazie signora Caraccio, molto carina. Passi l'ufficio la settimana prossima. Smettila, non so che cosa